Allora, eccoci qua sempre con Valeria Pila. Abbiamo visto due tipologie di persone, neanche tanto diverse, perché mi viene da dire, potrebbero anche accoppiarsi insieme la signora che abbiamo visto prima e l'ingegnere, no? O no? Tu che sei No, 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 abituata. no, No, non vanno non bene. vanno bene uno per Perché cosa l'altro. cogli che non vanno bene? Anche per la struttura fisica, fisicamente sono diversi, la signora ha un'altezza media, l'ingegnere è alto alto, quindi vuole una persona più alta, vuole dall'1,75 in su. Mamma mia, ma è già difficilissimo. Ma Vabbè, ma da noi hanno di quelle richieste, dopo si dopo vi dico ridimensiona. una chicca, perché voglio invece in sovraimpressione l'annuncio di Davide, perché è Vabbè. troppo figo, questo è un uomo Allora, vediamo cosa. figo. Vediamo Davide, l'annuncio. Cioè, Eccolo qua. 70 anni, Sì. ottima presenza, deciso, romantico, poliedrico, ex supervisore tecnico settore grandi infrastrutture, dighe, tunnel, metro, edifici industriali, urbanizzazioni. Amo l'aeronautica, il volo a motore, l'arte figurativa, il ballo e i viaggi. Avrà viaggiato tantissimo perché magari è stato in giro per il mondo, oppure no? Questo signore è stato in giro per il Ah, mondo ecco. per 40 anni proprio Figurati. grazie o per il suo lavoro. È un signore che parla benissimo l'italiano, si esprime in un modo che Affabula. catalizza l'attenzione. Ho fatto un colloquio di 3 ore e mezza con questo signore, un colloquio che non era necessario che fosse così lungo, ma era così piacevole stare ad ascoltare le sue storie di vita in questi paesi, perché è stato in Asia, in America, in Africa, in Patagonia, nella giungla, nei posti dove ci sono tanti palazzi. È stato in posti del mondo dove c'erano solo natura e animali, e mi raccontava le esperienze che ha fatto in questi posti, usando tra l'altro degli aggettivi molto azzeccati, ed era come vivere in un film. Io lo ascoltavo ed ero totalmente rapita da quello che Assorbita. raccontava. Allora, intanto questo è un signore di bella presenza, ha un bel fisico dritto, una bella andatura da uomo realizzato, è un signore appunto di ottima presenza, molto delicato anche nel modo di porsi, caratterialmente deciso. E questo signore qua nella sua vita ha anche comprato, si è fatto il brevetto di pilota e ha comprato un Cessna. Un piccolo Cessna col quale sorvolava in Africa, e volava lui e il suo amico, finivano di lavorare alle 8, prendevano l'aereo e facevano 800, 1000 chilometri, e volavano sopra l'Africa e vedevano gli animali, vedevano tutto quello che si vede nei documentari, ed era, cioè, si vedeva che gli brillavano gli occhi quando lo raccontava. E allora ha avuto anche un sacco di fidanzate, perché quando lo vedevano dicevano: "Ma tu sei l'uomo bianco, quello che ha l'aereo". Allora ha detto: "Io andavo per lavorare, ma mi trovavo le fidanzate senza volerlo". E ha avuto una storia d'amore molto intensa, molto lunga, e purtroppo adesso è ritornato in Italia perché è pensionato. E in Italia lui si trova perso, perché ha vissuto tutta la vita, come accade per chi per lavoro viaggia in vari posti del mondo, poi ritorna, ha perso gli amici, ha perso i parenti, cioè non ha trovato più nessuno. Lui ha una casa qui in provincia di Treviso, però non ha Eh legami, certo. amicizie, persone con le quali, diciamo, costruire un rapporto. E Non è neanche allora è venuto a facile. trovarmi e io sono stata veramente molto molto volentieri con lui, perché è un uomo di grande esperienza, parla le lingue, ha tanto da raccontare, ha una vita molto bella, è un uomo che sa ascoltare, è veramente un Ma uomo adesso ma voglia ancora come di una marcia in più. Sì, muoversi, di sì. assolutamente, assolutamente. Beh, innanzitutto lui vorrebbe ancora lavorare, ma penso che nel suo settore non sia così facile, diciamo. Però è un uomo che ha tanti, tanti interessi, il teatro, l'arte, scrive benissimo, è veramente un uomo da incontrare, decisamente. Hai già trovato qualche profilo interessante Sì, da proporre? gli abbiamo già presentato.
fatto delle... Sì, sì. Beh, okay. Per lui ce ne sono molte. Sì, ha dei requisiti? Sì. Che requisiti ha? Ma no, circa una persona più o meno coetanea, ecco, 60-65 anni. È buono questo, no? Che di solito dici cercano sempre donne molto, molto no, più no, giovani. No, 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 circa una persona coetanea, una persona che abbia degli interessi, che sia amante del teatro, delle cose belle, dei viaggi, che sia un po' aperta mentalmente, perché ovviamente una persona che ha vissuto così tanto all'estero ha un'apertura mentale diversa. Quindi cerca una persona che sia aperta mentalmente ed è proprio aperto alle conoscenze, alle amicizie, alla condivisione, al fatto di anche trascorrere del tempo assieme. Lui è libero tutto il giorno, è in pensione, quindi ha piacere anche di incontrare delle persone e poi di trovare anche quella giusta, ovviamente. Però lo leggiamo in questa occasione per che cosa? Per ampliare un po' il parterre di possibili interessati. Ma sì, perché non si sa mai. Magari ci sta guardando una persona che è quella giusta. Noi gli abbiamo presentato delle persone e ne abbiamo altre da presentarle. Però la chimica che nasce tra le persone non si può sapere finché non si incontrano. Quindi potrebbe essere che domani mattina lui mi dice guarda la persona che mi hai presentato, mi piace, ci frequentiamo. E potrebbe anche essere che ne deve incontrare tante, perché non è detto che perché una persona ha i numeri trovi subito. Ci sono degli equilibri, delle chimiche molto sottili nelle relazioni. In questo periodo hai visto che si sono formate tante coppie? Sì, ho visto che si sono formate coppie, infatti io oltre a dire quelli che sono in evidenza e quindi che vogliamo mettere in evidenza, appunto volevo anche salutare le coppie. Beh, cari San Tommaso, che non ci credete, dovete metterci il naso. Noi abbiamo messo sulla nostra pagina Facebook un signore, un 45enne, che ha l'elicottero. Allora, abbiamo in passato messo a posto la signora che cercava uno con l'aereo, poi adesso abbiamo avuto quello con l'elicottero e abbiamo messo a posto anche questo. Immediatamente. E le persone non ci credevano, erano scettiche, ma figurati, ma qua, ma là. Invece questo signore, che tra l'altro è rimasto vedovo, questo signore giovane, un 45enne, aspetta, giovanissimo, con l'elicottero, quel classico. Quindi benestante. Sì, sì, molto benestante, sì, molto benestante, perché ha l'elicottero ma anche altre, insomma, beh, adesso non voglio dare troppi dettagli al telefono, è rimasto vedovo giovane e quindi ha deciso di rifarsi una vita. Ovviamente a 45 anni, insomma, non è che uno può star là a piangersi addosso, come dicevo prima. Ha deciso di farsi una vita, è un tipo sportivo, pratica anche sport estremi, ama viaggiare, ha una vita agiata, e però era solo. Quando è venuto in ufficio ci ha detto guarda, il mio problema non è conoscere gente, perché io di gente ne conosco tantissima. Io voglio conoscere la persona giusta, perché un conto è conoscere tante persone per motivi di lavoro, altra cosa è incontrare la persona giusta al di fuori del lavoro, perché poi si sa che quando è nel lavoro c'è sempre un po' un problema. Ecco. Quindi si è rivolto a noi in credo giugno o luglio e ha già trovato. Siamo felicissimi. Con voi sempre, sì, quindi. Con una ragazza, aspetta che vediamo. Quindi, una ragazza quarantenne, lui ne ha 40, che ha un figlio. Lei, sì, lui ne ha 45, lei ha 40 anni e ha un figlio. Tra l'altro questa ragazza è venuta da noi perché un amico l'ha consigliata. Pensate. Un amico l'ha consigliata, quindi è venuta a trovarci, ma... Questa ragazza diceva, un amico mi ha consigliato di rivolgermi al club di più, assicurandomi che ha avuto delle belle esperienze. Io, ci ha scritto una mail, io sono curiosa ma molto scettica. Lavoro come dipendente, sono vegetariana da 5 anni, una laurea triennale in farmacia, con una figlia relativamente piccola, insomma, cioè 5-6 anni. E si è rivolta a noi molto in punta di piedi, perché appunto era scettica. Il caso ha voluto, è una cosa veramente bella da raccontare, perché sia Isabella che Davide, quindi sia questo ragazzo con l'elicottero, sia questa ragazza, sono venuti nello stesso giorno, nello stesso ufficio. Lei alle 10 del mattino, lui alle 4 del pomeriggio, quindi nello stesso giorno, cosa che se erano un po' più vicini di orario si trovavano direttamente là in ufficio.
Ma sono stati sentiti dalla stessa persona? Quindi certo, la stessa persona... lo stesso giorno la stessa consulente, certo. Quindi è stata la consulente che ha detto questi due li faccio incontrare. Esattamente, la consulente ha detto questi due li faccio incontrare e al tempo 2 mesi hanno già chiuso l'iscrizione perché hanno detto noi non vogliamo nessun altro, siamo felicissimi, siamo a posto, ci hanno fatto la testimonianza, hanno detto noi siamo felici. Basta. E ci hanno salutato così, sono felici di essere passati. Tu per felice il club di però dispiaciuta per che hai perso queste due bocconcini magari... prelibati. Però sono felice perché tutti quelli che erano scettici anche che dicevano è impossibile che uno con l'elicottero si... non solo si è iscritto ma ha pure trovato e anche presto. Quindi la possibilità c'è per tutti, non solo per chi ha l'elicottero naturalmente. Allora arrivano adesso i messaggi. Buongiorno, volevo salutare Valeria che mi piace tanto, sono una signora anziana che vi segue sempre, Anna. Ciao Anna, grazie che mi segui sempre, io ho tanto piacere che le persone mi seguano e a questo proposito volevo dire una cosa. Io in una trasmissione ho detto che noi risolviamo anche le cose che a volte sembrano difficili, come magari questa situazione di adesso, e ho detto voi scrivetemi pure qualsiasi sia la vostra richiesta, voi scrivetemi. E una signora mi ha preso in parola proprio e mi ha mandato una richiesta molto al di fuori di quello che è il servizio, diciamo, solito del club. Magari la diciamo dopo la pubblicità, sì, perché è estremamente interessante. Allora, pubblicità, poi torniamo insieme.